Ciao a tutti, bentornati. Come ogni fine mese torno con i preferiti del mese, quindi oggi parliamo dei preferiti del mese di febbraio. Io direi partiamo dai preferiti skincare. Un prodotto che sto letteralmente amando e prosciugando è l'Advanced Night Repair, il siero di Estée Lauder. Questo prodotto non pensavo fosse davvero così valido, in quanto ho sentito sempre parlare strabene di questo prodotto, però dicevo sì, vabbè, sarà un siero, però. No, in realtà è un prodotto super valido perché rende la pelle super compatta, molto rimpolpata. Io lo utilizzo sia di sera che di giorno. La sera dovrebbe ha un'azione ricostituente della pelle, di giorno va a proteggerla. All'interno c'è prettamente acido ialuronico, non ci sono acidi, ha una funzione quindi ringiovanente. È chiaro che se avete le rughette, ce le avete, potrebbe attenuarle o comunque per quanto mi riguarda mi sento la pelle molto più rimpolpata, molto più ricca. Se avete la pelle grassa, vi garantisco che al mattino vi svegliate con la pelle asciutta. Questo non vuol dire secca, ma semplicemente non oleosa. Comunque all'interno, avendo una quantità importante di acido ialuronico, apporta comunque la giusta idratazione, il che chiaramente fa benissimo, soprattutto per chi vuole una pelle più fresca, più ringiovanita, più rimpolpata. Io lo sto amando. Purtroppo mi sta già terminando. Non so se si percepisce dalla boccetta, ma ho superato la metà. Questo qui è da 30 ml. Assolutamente io ricomprerei questo prodotto perché mi piace tantissimo. Un altro prodotto di Estée Lauder che mi sta piacendo tanto è il contorno occhi di questa linea, della linea Day We Rye. Credo ci sia anche la crema e credo anche il siero, che è appunto lo stesso packaging azzurro. Mi piace tanto perché io lo utilizzo prettamente di giorno, perché lo alterno con un altro contorno occhi. Di giorno utilizzo lui perché mi aiuta a decongestionare la zona del contorno occhi, quindi aiuta leggermente ad attenuare le borse, ha un'azione quindi molto rinfrescante, infatti la stessa consistenza, non so se si vede, è molto gelatinosa, quindi non è per niente pesante, è proprio un gel che si assorbe subito, ha un effetto molto rinfrescante, quindi aiuta anche appunto a sgonfiare, a stimolare un po' la circolazione della zona. E mi piace tanto, anche perché è molto leggero, non fa assolutamente nessuna fatica ad assorbirsi, quindi va benissimo anche come base pre-makeup e anche con i vari correttori che ci vado ad applicare dopo va benissimo, si sposa davvero bene, quindi è un prodotto che mi piace, lo sto terminando già, è da 15 ml, quindi chiaramente mi è durato un pochino. Io credo che un altro mesetto, forse qualcosa in meno, riuscirò ad utilizzarlo, però io mi sento di consigliarlo soprattutto se soffrite di borse. E io che ho questa problematica mi aiuta un po' a decongestionarle, quindi preferito, promosso. Sempre di skincare, altro preferito è questo gel detergente di Cosrx, forse ho imparato la pronuncia. E questo qui è il Low pH Good Morning Gel Cleanser. Io lo utilizzo chiaramente perché faccio la doppia detersione successivamente al balsamo struccante o un olio struccante. Ci passo questo prodotto, lo utilizzo anche con il Foreo, mi piace tanto, ha una profumazione che sa di erbe molto forte, si sente quasi di mentolo, è parecchio forte, però non, se avete la pelle secca forse non ve lo consiglio, se avete la pelle misto grassa sì, è molto gelatinoso, sembra proprio un gel vero e proprio, e fa un po' di schiuma chiaramente, però io ho l'impressione che mi vada a pulire molto bene il viso. Io l'ho anche fatto provare a una persona che ha la pelle secca, in quel caso tende a tirare un po', quindi ecco per questo motivo non lo consiglio a chi ha la pelle particolarmente secca, ma per quanto riguarda le pelli miste, grasse, secondo me va molto bene. La schiuma che fa non è neanche esagerata, però ripeto, l'effetto di questa sensazione di pulito mi piace tanto, quindi è un detergente che mi sta piacendo tantissimo. Sempre di skincare coreana, perché parliamo di brand coreani, mi raccomando date un'occhiata a YesStyle, chiaramente giù trovate anche il mio codice sconto ROSACI20, trovate un sacco di cose interessantissime, infatti io ho in mente un ordine che farò, credo a breve, su YesStyle. Anche questo siero mi piace tanto, questo qui penso di non avervene mai parlato, questo siero di pulito.
Mi piace tanto, sia perché, ve lo faccio vedere perché mi piace un sacco la consistenza, ha questa consistenza molto gelatinosa, guardate come scivola, molto leggera anche. Di solito i sieri che utilizzo io sono quasi acquosi, questo qui è un po' più gelatinoso, leggermente più corposo, ma in realtà si assorbe tanto. Mi piace molto, oltre la profumazione che è molto fresca ma delicatissima e buonissima, questo siero è alla centella asiatica. Lo sto amando in questo periodo perché con questo freddo la mia pelle ne risente un po', tende ad arrossarsi soprattutto in questa zona, un po' sulle guance. La centella ha una funzione prettamente lenitiva, quindi mi va ad attenuare un po' i rossori. Io tendo anche ad abbinarlo, per dirvi, anche a questo siero. Io i sieri, a meno che all'interno non abbiano degli ingredienti tipo acidi, in quel caso non li abbino, in questo caso li vado ad abbinare, ci metto 2 gocce di Estée Lauder e 2 di Purito, proprio perché voglio anche un effetto leggermente lenitivo e che mi vada un po' ad attenuare i rossori. E questo siero mi piace anche come si assorbe, mi piace un sacco, infatti lo sto utilizzando da poco perché quando è arrivato il vero freddo, questo ingrediente, quindi la centella, mi aiuta. Ho anche infatti la crema, la centella, quando qui infatti ha nevicato, quella combo mi ha aiutato un sacco e quindi davvero valido, davvero valido. Poi, ultimo prodotto di skincare, voglio assolutamente menzionarvi queste maschere in tessuto di Dr. Jart. Io sto utilizzando queste qui che sono della Vitalite Hydra Solution. Io ho acquistato il pacco intero da 5, da 6 credo, maschere. In queste settimane praticamente ho fatto fuori quasi tutto il pacchetto. Anche queste le trovate su YesStyle. Vi conviene molto di più acquistarle su YesStyle rispetto che su Sephora perché una sola la pagate 5 euro, invece lì l'intero pacco potete pagarlo 5 euro. E mi piacciono tanto quando voglio dare una botta di idratazione, quando voglio farmi proprio delle coccole, quindi una skincare un po' più ricca. E secondo me anche una volta a settimana una maschera in tessuto ci sta sempre. Queste mi piacciono proprio perché mi rilasciano la pelle fresca, rigenerata e quindi assolutamente queste maschere mi piacciono tanto. Poi, ora io passerei al make-up. Come prodotti make-up? Allora, questo fondo è miracolo. Attenzione, nel senso che non prendete per buono ogni singola parola, nel senso che io lo sto amando. Questo qui è il Double Wear, non ha bisogno di tante presentazioni perché è strafamoso, ma infatti è uno dei fondi più famosi nel mondo, il Double Wear di Estée Lauder con SPF 10. Mi piace tantissimo. Allora, io avevo paura prima di acquistare questo fondo perché temevo fosse un fondo molto corposo, molto spesso, che mi facesse l'effetto maschera, il che non mi piace. Mi piace sempre un po' l'effetto leggero, luminoso, quindi ero molto scettica prima di acquistarlo. Poi ho approfittato di uno sconto su Lookfantastic e ho detto vabbè, lo devo provare perché va provato, almeno una volta nella vita va provato. Ho fatto benissimo. Il consiglio che vi do se acquistate questo fondotinta, di applicare davvero una goccia di prodotto. Io davvero applico i residui che trovo sul tappo, li prendo o con la Beauty Blender o con il pennello, proprio i residui. Li spalmo sul viso, un velo davvero, se vi piace l'effetto molto naturale. Se volete un effetto un po' più coprente, chiaramente dovete abbondare con il prodotto. Se vi piace l'effetto super naturale, proprio un velo di fondotinta, facendo così è un effetto coprente, copre qualsiasi cosa, minimizza tantissimo i pori, durata altissima, se volete una durata quasi di 24 ore, questo fondo potrebbe darvela. È no transfer, quindi le mascherine non si sporcano a meno che voi non andate lì a sfregare, in quel caso è chiaro. Però quando utilizzo questo fondo anche sotto la mascherina è pulita o comunque quasi pulita. Leggermente potrebbe magari succedere che vada un po' a macchiare, a trasferire un po' il prodotto sul tessuto, ma rispetto ad altri fondi è fantastico, mi piace tantissimo. Anche l'effetto non è mascherone. E non è, come dire, glow, ma non è neanche troppo opaco. Chiaramente io poi se voglio un effetto più fresco, più luminoso, ci abbino anche 2 gocce di Estée Lauder del siero, l'Advanced Night Repair, e questa combo è anche molto bella. Infatti secondo me d'estate questa combo sarà fantastica, soprattutto quando cercherò un effetto più fresco, più luminoso.
In questo caso comunque mi piace tanto, applicando davvero pochissimo prodotto. Infatti la mia migliore amica quando ho applicato questo prodotto l'ha subito notato, infatti mi ha chiesto quale fondo indossassi, perché davvero l'effetto è levigante, leggero, è davvero bello, 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 uniforma benissimo e bello. Poi, altro prodotto di make-up che in realtà questo l'avevo, pensavo di avervelo già mostrato, è questo prodotto per sopracciglia di Benefit. Lui è il 24 ore H Brow Setter ed è un fissante per sopracciglia, un mascara fissante per sopracciglia trasparente. Mi piace tantissimo. Ultimamente le mie ciglia crescono a dismisura, ho delle ciglia, dei peli lunghissimi che sto lì ogni volta ad eliminare perché sono davvero brutti e lunghi. Questo mascara riesce a tenermi benissimo ferme le ciglia, me le fissa le sopracciglia me le fissa benissimo, non sono dure ma sono ben fissate. Io infatti prima ci applico la matita per sopracciglia, quindi vado a riempire dove magari voglio riempire e poi ci applico questo prodotto per andarle a fissare e vi garantisco che vi dura tutta una giornata, ma forse anche due volendo. Altro prodotto preferito di questo mese è la Terra di Nars, la Laguna. Anche lei non ha bisogno di tantissime presentazioni. Questa infatti è anche una mini size ed è questa terra in questo colore che sembra caldo ma non lo è. Mi piace tantissimo. Io sto amando tantissimo la terra di Nabla, le skin glazing, non ricordo bene il nome là. In questo momento non mi viene. Comunque le sto amando tantissimo quelle terre. Infatti avevo paura anche a provarne altre, anche se la Laguna la conosco, l'ho già provata, però l'ho trovata in offerta, quindi non potevo non prenderla. Infatti avevo quasi dimenticato quanto mi piacesse questo prodotto, perché ha una polvere super sottile, si sfuma benissimo, non è aranciata, quindi... però secondo me anche d'estate va molto bene, quando volete un effetto un po' più caldo. Secondo me si adatta benissimo, sia se volete un effetto più glow, in base anche alla carnagione che avete, ma io la utilizzo soprattutto per andare a scolpire un po', a scaldare leggermente. Mi piace proprio che si sfuma benissimo. Ripeto, la polvere è davvero quasi impercettibile, proprio seta, e quindi mi piace tanto. Si fonde benissimo sulla pelle, quindi è una terra che consiglio ad occhi chiusi. Ho terminato, se non per uno, l'ultimo prodotto che vi mostro ed è l'ultimo dei preferiti di questo mese, è questa palette di Too Faced. Questa ve l'ho mostrata in azione, mi rendo conto, mi sono resa conto che l'ho utilizzata tanto anche questo mese, anche per giocare, sperimentare, fare le mie cose. E, pur essendo all'apparenza una palette particolare perché ha dei colori particolari tipo questi fucsia, questo arancione che forse è l'unico che utilizzo meno, l'ho utilizzato forse una volta. Per quanto riguarda tutto il resto dei colori delle cialde, secondo me sono versatilissime. Io infatti le utilizzo anche quando voglio un trucco semplicissimo, basico. Quindi con questo marroncino scaldo semplicemente la piega dell'occhio e poi ci vado a mettere questo bianco per andare a dare il punto luce all'interno nell'angolo dell'occhio. Oppure se voglio un effetto un po' più luminoso, ci sono questi dorati, che è questo qui un po' più bronzato, questo qui. Insomma, per me, oppure se voglio un colore un po' più intenso, vado di questo violì, questo lillino, oppure il fucsia, poi magari quando voglio strafare, voglio avere un po' un look un po' più pop, anche se non è da me, però io ritengo sia una palette davvero carinissima. Io le amo queste palette, le sto collezionando, ve l'ho già detto. Infatti ho intenzione di fare anche un trucco con quella che mi è appena arrivata, cioè mi è arrivata da poco. Trovo che siano versatili, economiche. Diciamo non costano tantissimo, trasportabilissimi anche da viaggio, oltre che da collezione, se siete delle pazze patite come me, secondo me sono davvero belle. Io infatti, ripeto, mi sta piacendo tantissimo questa poesia di zenzero e quindi io le consiglio ad occhi chiusi queste palette perché sono davvero carinissime e nulla. Io ho terminato, questi erano i miei preferiti del mese. Spero di avervi tenuto compagnia come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale se è la prima volta che passate da me, passate anche dalla mia pagina Instagram e iscrivetevi, a breve ci sarà anche una sorpresa per voi, quindi restate sintonizzati e nulla, vi mando un bacio come sempre, ci vediamo presto, ciao!